È ormai sera quando Papa Francesco fa il suo ingresso sul sagrato di Piazza San Pietro. Davanti a lui una distesa di piccoli lumi, migliaia di punti di luce che riflettono lo stato d'animo dei circa 80.000 papà, mamme, nonni, figli, nipoti che hanno deciso sabato scorso di accendere la vigilia del sinodo sulla famiglia con la luce della preghiera e quella della speranza, perché, secondo l'augurio del Papa, sull'incontro in Vaticano soffi il vento di Pentecoste e sia un'occasione provvidenziale per rinnovare la Chiesa e la società. La famiglia continua ad essere scuola senza pari di umanità, contributo indispensabile a una società giusta e solidale. E più le sue radici sono profonde, più nella vita è possibile uscire e andare lontano senza smarrirsi né sentirsi stranieri ad alcuna terra. Non si è sentita straniera nella terra del suo matrimonio, finito in pezzi per 6 anni la coppia che prima dell'arrivo del Papa e dopo altre 2 testimonianze aveva raccontato con commozione e coraggio alla folla il sogno di una vita insieme presto infranto, la separazione, i sentimenti di rabbia e i sensi di colpa, fino alla lenta riscoperta di un amore reso più solido dalla fede, rimasta come unico appiglio contro la disperazione. Antonella continuava a volermi bene, a starmi vicino nel momento più basso della mia vita. Mi sono sentito aiutato, considerato, amato. Mi sono sentito pienamente realizzato con lei. Dopo qualche tempo le ho chiesto di poter provare a rimettere in piedi il nostro matrimonio, ammettendo tutti i miei errori in totale onestà e sincerità. L'amore di Dio per me mi ha dato la forza di andare avanti in quei lunghissimi anni della separazione. Quando Nicola mi ha chiesto di riprovare a ridare una speranza alla nostra relazione, mi sentivo molto titubante ed incerta. Avevo tanta paura di soffrire di nuovo, ma ho preso la decisione di affidarmi all'amore di Dio e di lì tutto è ricominciato. Storie vibranti, offerte quasi dal Papa ai padri sinodali, molti presenti alla veglia, come memoria e base di lavoro di un incontro per il quale Francesco ha chiesto il dono dell'ascolto di Dio, dello sguardo su Gesù e di un dialogo assolutamente franco. Invochiamo la disponibilità a un confronto sincero, aperto e fraterno, che ci porti a farci carico con responsabilità pastorale delle interrogativi che questo cambiamento d'epoca porta con sé. Lasciamo che si riversino nel nostro cuore senza mai perdere la pace, ma con la serena fiducia che a suo tempo non mancherà il Signore di ricondurre a unità.